Il mondo è pieno di sport strani e abbiamo già parlato di alcuni, fra cui il wife carrying. Cioè, non penso che possano andare in giro così per il paese, perché se li vede qualcuno chiama subito la polizia. Oppure il torneo degli schiaffi. In ogni caso sono contento di non essere figlio di un professionista di questo sport. E molti altri negli scorsi episodi, ma la lista non finisce qui. No signore. Infatti andiamo avanti con il terzo episodio di 5 sport che non sapevi esistessero. Ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi. E vi comunico, o meglio ricomunico, che abbiamo aperto la pagina di Instagram, quindi se siete interessati a ricevere curiosità giornaliere, passate da lì e magari seguiteci. Comunque adesso cominciamo col video. Avete presente la slitta di Babbo Natale? Quella con le renne che svolazza in giro per i cieli e dà i regali ai bambini? Ecco, questa è la versione più terra-terra, diciamo. Infatti il Banhei è una corsa di cavalli che si può trovare solamente in Giappone. Consiste nel trasportare una slitta che può arrivare fino a una tonnellata di peso, superando alcune collinette. Tutta la pista è ricoperta di sabbia, infatti si alza un polverone assurdo, e sulla slitta è presente una specie di fantino giapponese che incita il cavallo. Ora, io non so voi, ma a me mi fa un po' tristezza vedere i cavalli ridotti in questo modo, perché alla fine fanno una fatica assurda per nessun vero motivo. Ma dovete sapere che o sono qui oppure finiscono al mattatoio, quindi in qualsiasi caso il loro destino è abbastanza triste. Qual è il miglior mezzo di trasporto in acqua? Su su, rispondete, una barca, una nave, una moto d'acqua? No. Il miglior mezzo di trasporto acquatico è senza ombra di dubbio la vasca. Sì, la vasca, almeno questa è l'opinione di quelli che fanno bathtubbing. Bathtubbing, bathtub, mamma mia quanto è difficile l'inglese. Che non è altro che una gara di canoa, ma dentro ad una vasca. Tutto il giorno in una vasca. Beer Mile è l'unione di bere la birra e correre un miglio. Si dice che questo sport sia stato inventato nel 1989 in Canada. La gara consiste nel fare 4 giri da 400 metri ciascuno e ogni volta che comincia un nuovo giro bisogna bere una bottiglia di birra. Il detentore del record mondiale di Beer Mile è James Nielsen, che ha completato la corsa barra bevuta in 4 minuti e 47 secondi. Comunque direi che è un ottimo modo per andare a bere della birra, però in realtà dicendo che si va a correre. Un po' una cosa del genere. Ah sì, amore, vado a correre! Nello sport della corsa dei criceti vengono preparate delle piste dove dovranno rotolare delle sfere al cui interno saranno presenti dei criceti. La pista è lunga all'incirca 9 metri e il primo criceto a superare il traguardo vince. Il record mondiale di questo sport è di 38 secondi esatti. E non c'entra niente, ma io adoro i criceti. Chi è che guardava Amtaro? Scrivetemelo sotto nei commenti, sono curioso perché io veramente lo guardavo tutti i giorni quando ero piccolo. Finger Jousting è un gioco abbastanza carino che potete fare anche voi con i vostri amici magari. Consiste nel darsi la mano come se si stesse per fare braccio di ferro, però si allunga l'indice e l'obiettivo è riuscire a toccare l'avversario. La gara è formata da 3 round lunghi 2 minuti ciascuno e viene dato un minuto di pausa fra un round e l'altro. È un po' una versione più moderna e leggermente meno mortale delle giostre medievali. Una regola un po' strana, diciamo, è che bisogna tenere l'indice in buone condizioni, per il rispetto dell'avversario, in poche parole bisogna farsi la manicure. Quindi non sorprendetevi se magari volete partecipare ad una gara ma l'arbitro vi squalifica per indici brutti. Ed ecco ragazzi, questi erano 5 sport che non sapevi esistessero. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.